Buona domenica, benvenuti a Stanze Vaticane, sempre in diretta su TGCOM 24. Raccontiamo la settimana di Papa Francesco. L'Angelus questa mattina in piazza San Pietro ha parlato il Papa della parabola della zizzania e poi ancora ha tenuto banco durante la settimana il caso di Santa Sofia, la basilica museo trasformata e riconvertita in moschea dal presidente turco Erdogan. La basilica, appunto, museo, tanto cara ai cristiani e agli ortodossi soprattutto. Ne parleremo tra poco. Il nostro ospite di oggi è il cardinale Angelo Comastri, arciprete della Basilica di San Pietro, presidente della fabbrica di San Pietro e vicario del Papa per la Città del Vaticano. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie al Grazie a cardinale. voi. Grazie al cardinale Comastri. Iniziamo con le parole del Papa questa mattina all'Angelus. Accanto a Dio, il padrone del campo, che sparge sempre e solo semente buona, c'è un avversario che sparge la zizzania per ostacolare la crescita del grano. Il padrone agisce apertamente alla luce del sole e il suo scopo è un buon raccolto. L'altro, l'avversario, invece, approfitta dell'oscurità della notte e opera per invidia, per ostilità, per rovinare tutto. L'avversario ha un nome, l'avversario al quale si riferisce Gesù, ha un nome, è il diavolo, l'oppositore per antonomasia di Dio. Il suo intento è quello di intralciare l'opera della salvezza, far che il regno di Dio sia ostacolato da operatori iniqui, seminatori di scandali. Infatti il buon seme e la zizzania rappresentano non il bene e il male in astratto, no, ma noi esseri umani che possiamo seguire Dio oppure il diavolo. Tante volte abbiamo sentito che una famiglia che era in pace, poi cominciarono le guerre, le invidie. Un quartiere che era in pace, poi incominciarono cose brutte. E noi siamo abituati a dire qualcuno è venuto lì a seminare zizzania. O questa persona della famiglia con le chiacchiere semina zizzania. È sempre seminare il male che distrugge. E questo lo fa sempre il diavolo o la tentazione nostra, quando cadiamo in tentazione di chiacchierare e distruggere le altre. Cardinal Comastri, il Papa è abbastanza chiaro, spesso ci sono questi seminatori di scandali, li chiama, e dietro c'è la mano, lo zampino del diavolo, però il Papa ci invita a preoccuparci di queste persone, a volerle bene, potremmo dire nel linguaggio comune, anche se seminano scandali e seminano zizzania. Esattamente, nel campo di Dio crescono grano e zizzania e Dio non ha fretta per togliere la zizzania perché Dio lavora, soffre, si impegna per trasformare la zizzania in grano e questo accade continuamente. Pensate, accanto a Gesù sulla croce c'era un ladrone condannato a morte, quindi è sicuramente un delinquente, però all'ultimo momento apre il cuore e la zizzania diventa grano. L'Apostolo Paolo era un persecutore dei cristiani, addirittura odiava Gesù. Paolo diventa un discepolo entusiasta di Gesù, la zizzania diventa grano. Sant'Agostino dirà lui stesso nelle confessioni: ti ringrazio, Signore, perché non hai tolto subito la zizzania dal tuo campo, mi hai aspettato, finalmente ti ho trovato ed ora ho il desiderio immenso di servirti, di seguirti. Addirittura confessa: tardi ti ho amato, bellezza così antica e così nuova. Pensi recentemente, 1 ottobre 1957, nel carcere della Santé a Parigi viene tagliata la testa a un giovane che era zizzania evidentemente, cresciuto nell'ateismo più completo ed era convinto che soltanto i divertimenti rendessero felici. Tenta una rapina che fallisce e durante la fuga uccide un gendarme, in Francia allora era prevista la pena di morte, viene condannato a morte. In carcere apre gli occhi. Addirittura arriva a dire: non avevo capito niente della vita,
ora ha capito cos'è che conta, chiede perdono al Signore e quando arriva l'ora della ghigliottina scrive l'ultima pagina e dice così: Gesù, non vedo l'ora di vederti, il mio cuore è cambiato, sono felice, addio. Ed ha messo la testa sotto la ghigliottina, ma ormai non era più zizzania, era diventato grano. E questa storia continua, ecco perché Dio aspetta. Ecco sì, sono tanti esempi che ci ha raccontato e tante pagine bellissime del mondo cattolico. Lei li racconta anche in un libro che ha pubblicato da pochissimo con l'edizione di San Paolo. Ecco, vediamo anche la copertina, Gli occhi di Dio. Angelo Comastri, lei appunto l'autore, è una raccolta di riflessioni e di storie, di tanti episodi importanti. Vorrei chiedere come mai questo titolo Gli occhi di Dio? E parto proprio dal titolo. Il motivo è questo: Gesù ci ha fatto vedere gli occhi di Dio e soltanto lui poteva farlo, perché Gesù è il figlio di Dio che è entrato dentro la nostra storia per salvarla, per raddrizzarla. Ma ecco la novità incredibile, la novità rivoluzionaria. Nel cuore di Dio non esiste rancore, nel cuore di Dio non esiste voglia di vendetta, Dio non usa il bastone, Dio non punisce, Dio salva e attraverso l'amore affronta la nostra cattiveria e la vince. Un esempio: siamo nel mese di luglio. Nel luglio del 1941, nel campo di concentramento di Auschwitz, un prigioniero scappa. La legge del campo prevedeva che per un prigioniero che scappava, 10 venivano condannati a morte nel bunker della fame. Il Lagerführer, il capo del campo, raduna i prigionieri e ne sceglie 10. 1, 2, 3, 4, 5. Quando arriva il decimo scoppia a piangere e dice: no, sono sposato, ho dei figli, sono giovane, non voglio morire. Senta cosa accade. Un prigioniero, un altro prigioniero, che non conosceva quello che stava piangendo, alza la mano e dice: posso prendere io il suo posto? Fatto inaudito. Il capo del campo si meraviglia e gli domanda: chi sei? Sono un sacerdote cattolico. Poteva dire: sono la Chiesa cattolica, sono un discepolo di Gesù. E prende il posto di questo condannato. Viene messo nel bunker della fame. Il 14 agosto del 1941 era ancora vivo. Un tenente colonnello si avvicina e gli dice: offrimi il braccio, che ti faccio una puntura. La puntura per ucciderlo, evidentemente. Massimiano Kolbe, questo era il suo nome, offre il braccio ed ha il coraggio di dirgli: tenente colonnello, mi permetta che gli dica una cosa, lei non ha capito niente della vita, l'odio perde, l'amore vince, perché da quella parte c'è Dio. E offre il braccio. Oggi Massimiano Kolbe è un santo, venerato in tutto il mondo. Quel tenente colonnello non sa più neanche il nome, è uno sconfitto. Ecco come si muove Dio nella storia. Eh sì, nessuno ricorda più chi è quel militare tedesco, e Massimiliano Kolbe lo conosciamo tutti. Gli occhi di Dio oggi dove li troviamo? Nei poveri, negli scarti della società? Papa Francesco ci parla tutti i giorni dei migranti, dei poveri. E dove li troviamo oggi gli occhi di Dio? Dove li possiamo incontrare nella società di oggi? Attento bene, Fabio. Riguardo ai poveri vorrei fare una precisazione. Davanti a Dio siamo tutti poveri. La ricchezza non è il denaro. La felicità non coincide con il benessere materiale e potrei presentare una prova tantissime che potrei portare. Nel 1970, ecco un libro, è un'indagine fatta da Mario Soldati nella società svedese che allora veniva chiamata il paradiso della Svezia. E Mario Soldati va per cantare il paradiso della Svezia. Ma più passa il tempo, più conosce la società e più si accorge che lì ci sono leggi molto intelligenti, c'è un grande livello di benessere, ma la gente è infelice. La gente è infelice. Il titolo diventa I disperati del benessere. E conclude Mario Soldati: io non so, lì manca qualcosa. C'hanno tutto, il benessere è tanto. Addirittura dice: c'è un alto tasso di suicidi. E tra l'altro questo è un fatto veramente che fa pensare. Sì. Ci sono più suicidi nei paesi ricchi che nei paesi poveri. E dice Mario Soldati: lì manca qualcosa, lì manca l'amore. Non sono capaci più di vivere gli uni per gli altri. Noi possiamo dire: lì manca Dio. E quando manca Dio,
una società è inevitabilmente infelice. Ecco, allora c'è da pensare. Sì, e poi nel suo libro c'è anche un paragrafo dedicato al tema della sofferenza. Leggiamo tutti i giorni notizie, anche sui giornali, scandali che coinvolgono tante persone. Sulla nostra pelle spesso viviamo la sofferenza. Come reagire alla sofferenza? Perché molto spesso veniamo accusati di qualcosa di cui non c'entriamo nulla, però allo stesso tempo soffriamo. Come si deve reagire a questa sofferenza interiore? Perché purtroppo può colpire tutti. Vorrei subito far notare che il più grande innocente della storia è stato crocifisso. Pertanto le prove, le persecuzioni, le ingiustizie arrivano sempre e soprattutto per le persone buone, per le persone oneste, per le persone pulite. E si capisce perché. La persona buona dà fastidio a chi è cattivo. La persona pulita dà fastidio a chi è sporco. La persona onesta dà fastidio a chi è disonesto. E allora ecco la persecuzione. Ma le persone buone, le persone rette, le persone oneste hanno una maniglia di sicurezza, che è questa. L'ultima parola la dice Dio. Non la dicono i prepotenti di questo mondo, di qualsiasi livello e in qualsiasi ambito. L'ultima parola la dice Dio. Pensi, per fare ancora un esempio. Nel 1952 Maria Teresa a Calcutta ormai aveva già iniziato la sua opera di carità meravigliosa, che oggi addirittura nel mondo ha 710 punti di carità. Però all'inizio molti non la capivano. Ebbene, una sera, 1952, un fanatico indù aspetta Maria Teresa, che ritorna dal suo viaggio di carità in mezzo alle fogne di Calcutta. Ebbene, l'indù fa brillare il pugnale e dice a Maria Teresa: o smetti o ti faccio smettere. Maria Teresa, donna coraggiosa, gli dice: uccidimi se vuoi, ma tu sei uno sconfitto, perché dalla parte dell'amore c'è Dio e Dio non può perdere, Dio vince. Ebbene, l'indù non ha avuto il coraggio di uccidere Maria Teresa, è andata avanti nella sua storia di carità. L'indù non sappiamo neanche chi sia, ma l'amore ha vinto, anche in questo caso. Perché l'ultima parola la dice Dio e molto spesso si vede già in questa terra, già in questo mondo. L'ultima parola dice Dio, la verità poi alla fine viene sempre a galla e dice come stanno veramente le cose. Il Papa questa mattina all'Angelus ha anche pregato per chi è colpito ancora dalla pandemia. Tanti posti nel mondo sono ancora in emergenza, sentiamo parlare di morti tutti i giorni. Vien da dire una cosa, questa pandemia in tanti hanno detto è stata una punizione divina, e vien da dire, ma gli occhi di Dio dove guardavano quando arrivava questo virus e come è arrivato? Attento, prima una precisazione, la pandemia non viene da Dio, Dio non è un punitore, ma Dio è un salvatore. Noi sappiamo, e ormai è documentato, che le grandi potenze stanno studiando per organizzarsi in guerre batteriologiche. E ci sono laboratori che preparano questi batteri. Non è escluso che uno di questi batteri sia partito da questi laboratori. Dio non punisce, Dio salva. Aggiungo ancora, pensi quanta energia Dio ha messo nel mondo. Il sole è una miniera di energia, il vento è energia, l'acqua è energia. Ebbene, cosa abbiamo fatto? La maggior parte dell'energia che è nel mondo l'abbiamo trasformata in bombe, addirittura anche in bombe atomiche, che è soltanto una follia pensare la bomba atomica. E aggiungo ancora, un funzionario della FAO recentemente ha detto che nel mondo oggi ci sono alimenti sufficienti per sfamare il triplo dell'attuale popolazione. Invece cosa succede? Il mondo sembra diviso in due stanze. In una stanza si sta male perché si mangia troppo, nell'altra stanza si sta male perché si mangia poco. Basterebbe aprire la porta, ma questo spetta a noi. Dio ci ha dato la libertà per usarla bene, per fare del bene. Se la usiamo per fare del male, non è Dio che ci punisce, siamo noi che ci puniamo. Le punizioni ce le costruiamo con le nostre mani. E per quanto riguarda gli occhi di Dio, mi hai chiesto dove guardava Dio. Ti rispondo con una preghiera che ho trovato in carcere quando io ero cappellano, fatto 6 anni cappellano a Regina Coeli. Ebbene, un ragazzo che
aveva commesso un delitto per una rapina, per avere denaro, come molti ragazzi pensano che il denaro renda felici. Ebbene, in carcere ha aperto gli occhi e davanti al crocifisso è stato capace di scrivere così: caro Gesù, vorrei poter togliere tutte le spine dalla tua fronte e conficcarle nelle mie mani macchiate dal peccato. Vorrei poter togliere i chiodi dalle tue mani e dai tuoi piedi e piantarli sulle mie labbra che hanno bestemmiato. Dov'eri, o Signore, mi chiedo, dove eri quando la mia mano malvagia e incurante del tuo messaggio colpiva per uccidere? Dove eri, o Signore? Ecco la risposta. Ora lo so dove eri. Eri là, sulla croce, a rinnovare il tuo eterno grido di amore. Padre, perdona loro, hai detto, perché non sanno quello che fanno. Questo mi dà tanta speranza. Perdonami, Signore, ora ho capito. Tu ci hai insegnato il comandamento dell'amore. Siamo noi che non lo viviamo. Siamo noi che chiudiamo gli orecchi, gli occhi e il cuore, ma la colpa è nostra. Lo dice spesso Papa Francesco, che si è detto molto addolorato, dicevamo, tenuto banco durante la settimana il caso di Santa Sofia. Papa Francesco si è detto addolorato. Ascoltate anche cosa dice a tal proposito sul caso Santa Sofia l'imam di Milano e il presidente della comunità religiosa islamica italiana. La reazione è arrivata a distanza di 24 ore con parole destinate a scaldare ancora di più gli animi dopo la presa di posizione di Papa Francesco, che si è detto addolorato per la decisione, più politica che religiosa, del presidente turco Erdogan di riconvertire la Basilica Museo di Santa Sofia a Istanbul in una moschea. Respingiamo con forza le affermazioni su Santa Sofia che giungono dall'estero e che costituiscono un'interferenza rispetto alla sovranità della Turchia, tuona il ministro degli esteri turco Cavusoglu. Le parole di Bergoglio, molto attese dal mondo ortodosso, hanno infatti riacceso i riflettori su un caso che rischia adesso di rendere ancora più difficile il dialogo tra mondo cristiano e mondo musulmano. Insieme a Francesco, il Consiglio Mondiale delle Chiese, che raduna 500 milioni di cristiani, ha parlato di dolore e sgomento. La Chiesa ortodossa greca ha annunciato ripercussioni nei rapporti con la Turchia. Anche il mondo musulmano moderato guarda con diffidenza alla decisione di Erdogan a caccia di nuovi consensi tra gli estremisti. L'imam di Milano, Yahya Pallavicini, che è anche presidente della Coreis, la comunità religiosa islamica italiana, parla di decisione sbagliata. Secondo me il Papa ha ragione di essere addolorato. Santa Sofia è nata ed è stata costruita con l'intenzione di essere un luogo di culto cristiano e dovrebbe rimanere tale. Questa decisione crea degli imbarazzi. A scendere in campo anche il presidente russo Putin, dopo le proteste del patriarca ortodosso Kirill. Con una telefonata Erdogan gli ha assicurato che l'accesso al monumento sarà comunque consentito a chiunque lo desideri e che la sicurezza delle reliquie e dei mosaici cristiani sarà assicurata. Queste le parole, Cardinal Comastri, abbiamo purtroppo pochi secondi. Come commenta anche la posizione dell'imam? Velocemente. Sono pienamente d'accordo con le parole oneste dell'imam di Milano. Mi permetto soltanto di far notare: nessuna moschea è stata trasformata in chiesa cattolica e nessun cattolico ha mai sparato ad un imam, mentre invece hanno sparato non a un vescovo ma al Papa stesso in piazza San Pietro il 13 maggio 1981, un musulmano. Se vogliamo il dialogo, dobbiamo farlo con armi oneste, con armi leali, con armi sinceri, con la sincerità, guardandoci veramente negli occhi e parlando con i fatti. Questa è l'unica strada perché ci sia un vero dialogo. Grazie al Cardinale Angelo Comastri, grazie mille per essere stato con noi oggi, autore degli Occhi di Dio, Edizioni San Paolo, grazie. E noi ci vediamo come sempre la domenica, sempre in diretta su TGCom24, alle 17 alle 20:35. Continuiamo con tutti gli altri programmi di TGCom24.